Ecco, diamo un saluto ai nostri amici teleradio ascoltatori del nostro canale di Teleradio Colbe che ti ascolteranno in differita, e diamo naturalmente un saluto e un ringraziamento anche a Don Leonardo e agli amici del suo canale che con una grande cortesia, ecco, ci hanno ospitato per quello che vorrà essere, a Dio piacendo, una occasione per conoscere l'esperienza straordinaria che è stata vissuta a San Martino di Schio, e stiamo parlando quindi della regina dell'amore. Ecco, per fare così un piccolo compendio di tutto, io intanto innanzitutto mi presento, sono Oscar Grandotto e ho avuto la grazia, seppur indegnamente, ecco, di accostarmi all'esperienza di San Martino di Schio proprio dall'inizio. Ecco, pensate che sono stato uno dei due primi giovani che dal 1° dicembre 1985, quindi parliamo di quasi 40 anni fa, sono stati chiamati lì, proprio in quei luoghi. C'erano pochissime persone, mi ricordo era una domenica, quel 1° dicembre 1985, e due giorni dopo, quindi il martedì 3 dicembre, la notizia delle apparizioni di Schio andarono su tutti i giornali, sia locali che nazionali, e scoppiò la cosiddetta bomba, nel senso che ci fu poi un susseguirsi di eventi, e ci fu un accorrere di fedeli da tutte le parti, sia d'Italia che anche dall'estero. Quindi diciamo, ho avuto questa grazia, ripeto, di partecipare, e quindi sono un testimone, ecco, di tutto ciò che è successo a Schio. Per fare così, nei pochi minuti che ci restano, perché vorremmo poi entrare, lasciando poi la parola naturalmente a Don Leonardo, che con grande cortesia si è offerto, ecco, di fare delle sottolineature sui messaggi della Regina dell'Amore, vorrei brevemente darvi i lineamenti del contesto in cui sono avvenute le apparizioni. Vi, ecco, condivido alcune slide, non so se sia possibile anche per gli amici del canale di Don Leonardo. Eccola qui. Allora, le apparizioni sono avvenute a Schio. È possibile perché Telegram consente la condivisione dello schermo, quindi lo vedete anche voi. Benissimo. Certo. Allora, Schio è un comune di 36.000 abitanti, situato a nord della provincia di Vicenza, molto facilmente raggiungibile soprattutto dalla direttrice est-ovest lungo l'autostrada Brescia-Padova, e anche da sud, un po' più difficile raggiungerlo da nord. Comune di 36.000 abitanti, le apparizioni sono avvenute nel periodo 25 marzo 85, 15 agosto 2004. E qualche giorno dopo, ecco, c'è stata la morte dell'unico veggente, che era una sola persona. Eccolo qui, è il nostro compianto amico Renato Baronna. E quindi Renato aveva su di lui tutta la responsabilità morale e spirituale di ciò che riceveva dal cielo. Ecco, in altre situazioni, Fatima, la Salette ed altre, diciamo, i veggenti erano più di uno, e quindi c'era anche una condivisione di questo peso, che è quello di ricevere messaggi dal cielo. Renato, similmente ad altre esperienze, come ad esempio a Lourdes con Bernadette Soubirous, era da solo, e quindi aveva su di lui tutto il peso, ripeto, morale di ciò che riceveva dal cielo. Le apparizioni di Schio, ecco, erano apparizioni di Mariane. Renato ha iniziato a vedere appunto Maria in una piccola chiesa di San Martino, che è una chiesa privata, poco lontana dalla sua abitazione. Lui aveva le chiavi
di quella chiesa che erano state consegnate dalla proprietà, una famiglia di Schio, e lì vi si recava nel tempo libero. Era sposato, la moglie Rita è ancora vivente, ha 90 anni, e si portava in quella chiesa spesso per fare dei piccoli lavori di manutenzione, anche per pregare, e fu lì che la prima volta, il 25 marzo appunto 85, data che fu preceduta da alcuni sogni premonitori in cui Renato, ecco, si sentiva coinvolto, ecco, in una situazione di pericolo. In quel momento, nel sogno, appariva la Madonna nelle sembianze della Madonna di Montebellico, non so se avete presente, quella Madonna che, diciamo, ha il manto aperto sotto il quale, ecco, protegge i suoi figli. E poi la Madonna gli disse, sempre nel sogno: vieni a San Martino, alla chiesetta di San Martino, che ti devo parlare. E fu così che, appunto, il 25 marzo si portò in quella chiesa, fece i suoi lavoretti, poi si fermò, come faceva sempre prima di ritornare a casa, si inginocchiò nel banco, e lì ci fu con la prima apparizione. Prima apparizione dal cui Renato poi, nel ritornare in sé, ebbe molta paura, cioè era una situazione per lui nuova, e per cui uscì di corsa dalla chiesa e ritornò a casa e raccontò subito alla moglie quello che gli stava succedendo. E la moglie gli disse, lo vide molto scosso, e gli disse: ma però potrebbe essere anche, ragionarono tra loro, potrebbe essere anche la presenza del maligno. E gli disse: fai così, Renato, domani ritorna nella chiesa, porta con te un secchiello di acqua benedetta e prova a spergere con quella statua, perché lui vedeva una statua, la statua della Madonna del Santo Rosario, presente nella chiesina di San Martino, che è questa, che si animava. E quindi il giorno dopo ritornò nella chiesa, e fece la preghiera, trovò ancora la porta come l'aveva lasciata aperta lui nello scappare il giorno prima, entrò, pregò, la Madonna apparve nuovamente e lui fece per benedirla, ma il secchiello di acqua gli cadde, fu lui a essere bagnato di acqua benedetta, e la Madonna, apparendo, gli disse: sono io che ti benedico, sono io che ti benedico. Quindi Renato ebbe la conferma che veramente era Maria ad apparirgli, ritornò ancora a casa, ne parlò con il proprio parroco, che rimase alquanto scettico, ecco, del suo racconto, e non partecipò poi anche successivamente negli anni seguenti a tutti gli eventi anche spirituali, restò proprio un po' defilato. E quindi Maria le disse: ecco, però terrai per te quanto ti sto dicendo, non lo dirai a nessuno, ti preparerai, poi verrà il tempo, quando il tempo sarà maturo ti manderò io degli amici, dei tuoi collaboratori, e insieme farete molte più cose. Quindi Renato rimase dal 25 marzo 85, data della prima apparizione, fino a verso novembre dello stesso anno, quindi 7-8 mesi in preparazione, in silenzio, quindi lo sapeva solo la moglie e il parroco a cui l'aveva confidato, e nessun'altra persona. Verso la fine di novembre 85 Maria gli disse: ecco, è arrivato il tempo ora, e quindi io ti manderò dei collaboratori, degli amici, come gli aveva preannunciato, ecco, all'inizio. E fu così che la voce cominciò a spargersi negli ambienti di Schio, dei gruppi di preghiera. Pochissime persone che seppero di queste notizie, tra cui mia madre, che mi fece poi, ecco, conoscere Renato. E quindi torniamo un po' indietro, il primo dicembre 85, quindi qualche giorno dopo, ecco, ebbi il primo incontro con lui a casa sua. Rimasi molto, io ero all'epoca giovane studente universitario, ed ero anche molto
perplesso, ecco, cercavo di guardare anche negli occhi Renato, di studiarlo, di capire perché ero abbastanza, diciamo, avevo una visione molto razionale delle cose, quindi non è che ero disposto a credere così ciecamente a tutto, però fin dal primo incontro Renato mi fece veramente una grande impressione perché capì. E poi Maria lo confermò qualche mese dopo anche a tutto il gruppo che si formò, che era un dono suo, di Maria, il credere alle sue apparizioni. Quindi era Maria che suscitava, ecco, dentro di noi questa certezza. Io ebbi la certezza dentro di me che Renato era una persona onesta, una persona integra, che mi fece veramente una buona impressione fin dal primo incontro. Ecco, dopodiché, qualche giorno dopo, appunto, scoppiò la bomba e la notizia andò su tutti i giornali. Da lì ci fu un corri-corri, un accorrere di pellegrini e la piccolissima chiesa di San Martino, ecco, si riempì, vennero centinaia, anche migliaia di persone, soprattutto dall'Italia, ma anche dall'estero. E ecco, come si dice, nemo profeta in patria, nessuno profeta in patria. Ecco, diciamo, la comunità di Schio restò abbastanza scettica, ecco, tanto che poi non ci furono tantissime persone proprio del luogo che accorsero, ma molti da lontano, dall'estero, soprattutto dei paesi della lingua tedesca. Quindi Renato vedeva la regina dell'amore con queste fattezze, come la vedete nella statua, e lui vedeva che quando appariva la Madonna, quindi era proprio un'apparizione, cioè Renato cadeva in estasi durante la preghiera, soprattutto verso il terzo o quarto mistero del Santo Rosario, e vedeva quel vestito proprio come lo si vede diventare di stoffa e lei che si muoveva. E inizialmente vide che il bambino però restava un pezzo di legno e lui non riusciva a capire perché, ma poi pensando ragionò e disse: in effetti, ecco, nella chiesa di San Martino, essendo una chiesa privata e non officiata, non era conservato il Santissimo, non c'erano le sacre specie, non c'era nemmeno il tabernacolo. Verso fine novembre, però, proprio in corrispondenza del periodo in cui cominciò a diffondersi il messaggio, fu installato dalla proprietà, col permesso del vescovo, il tabernacolo, fu celebrata la Santa Messa e per la prima volta furono conservate le sacre specie nella chiesetta di San Martino. E da allora Renato, ecco, all'apparire di Maria, vedeva anche Gesù animarsi, quel Gesù bambino, con la manina alzata, lo vedeva diventare vivo. E Maria, a conferma di questo, gli disse: ecco, ora hai Gesù vivo nel tabernacolo, adoralo e fallo adorare da tutti. Quindi è stata veramente diciamo, un significato, la presenza eucaristica che dava, ecco, un compimento ancora più grande della presenza di Maria. E i primi mesi ci trovavamo nella chiesina di San Martino, accorrevano un sacco di persone e l'ambiente si rivelò subito insufficiente perché era una chiesetta che poteva contenere un centinaio al massimo di persone. E mi ricordo che quando c'erano le celebrazioni, la Santa Messa, le preghiere, il Santo Rosario, eccetera, tutto il piazzaletto antistante alla chiesa di San Martino era pieno e veramente non si riusciva ad entrare. Fu così che si pensò di cercare un posto alternativo, perché la massa di persone cresceva sempre di più e si doveva dare anche, appunto, la giusta e la richiesta assistenza, perché le persone cominciavano a chiedere anche i messaggi, chiedevano anche di poter pregare assieme e così via. E si pensò, ecco, Renato, mi ricordo, verso aprile-maggio dell'86, disse che c'era una casa,
non lontano dalla chiesa di San Martino, appartenente a una famiglia, a un'altra famiglia di Schio che era in vendita. E ci portammo lì, eravamo una quindicina di persone, i primi collaboratori di Renato. Visitammo la casa che era messa molto male perché era da molti anni chiusa. Aveva un bellissimo e grande parco, ma era diventato quasi una giungla, una boscaglia perché non era stato manutenuto e quindi era in condizioni veramente un po' precarie, non si riusciva neanche ad entrare nel parco. Comunque la visitammo. E alla sera poi ci ritirammo a pregare con Renato. Tra l'altro, tra noi cominciavamo così a parlare, a discutere, anche perché la cifra richiesta per l'acquisto era molto alta. Però, ecco, Maria ci aveva detto: io vi manderò gli operatori e i mezzi, ecco, per sostenere questa mia opera. Infatti, aveva suscitato anche alcuni amici. Alcuni di quali non ci sono ancora più perché sono già morti, ecco, che avevano anche delle disponibilità economiche. Comunque ci mettemmo a pregare e discutevamo prima un po' cosa facciamo, e Renato ci chiedeva: ma cosa dite voi, cosa pensate? Dicevamo: Renato, potrebbe essere, però è anche impegnativo il progetto. Comunque, Maria apparve alla sera e ci disse a Renato, si rivolse al nostro gruppo e disse: la casa a cui pensate, se voi vorrete, sarà la vostra scuola di preghiera. E quindi Maria, diciamo, ribaltava su di noi con quella decisione: se voi vorrete, sarà la vostra scuola di preghiera. Quindi capimmo che dipendeva, lei ci lasciava liberi, ma faceva comprendere che era gradito quella casa. Ma se noi lo volevamo, e quindi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: cosa facciamo? Certo che noi la vogliamo. E quindi da lì è partito tutto un progetto che ha portato alla fine all'acquisizione di quella casa. Ci sono state poi decine, migliaia, centinaia, migliaia di ore di lavoro di volontariato per quello che è diventato l'attuale Cenacolo di Preghiera, che è il luogo di accoglienza di tutti i pellegrini. C'è la cappella in cui è venerata, ecco, la statua della Regina dell'Amore, come Renato iniziò a vederla anche al di fuori della chiesa di San Martino. Quindi inizialmente le apparizioni avvenivano solo nella chiesa di San Martino e Renato vedeva Maria come l'abbiamo vista prima, al di fuori della chiesa di San Martino, perché poi ecco, fu l'11 aprile 86, Maria disse: domani mi vedrai anche fuori da questa chiesa. Era un fatto un po' straordinario perché finora, fino ad allora, Renato l'aveva vista solo appunto nella chiesa di San Martino. E mi ricordo che quel giorno, il giorno successivo, si portò in varie chiese di Schio e per vedere, per capire dove Maria sarebbe apparsa al di fuori della chiesa. Andò in una chiesa, li pregò, ma non successe nulla. Andò in un'altra chiesa, neanche lì, insomma, girò 3, 4, 5 chiese di Schio e Maria non appariva. Era ormai sera e un amico del nostro gruppo disse: ma perché non saliamo sul monte che era stato ribattezzato Monte di Cristo, che sta sopra, ecco, i luoghi antistanti alla chiesa di San Martino, oggi meta della Via Crucis. Perché non saliamo lì? Forse Maria voleva dire lì. Era ormai le 10 di sera, il gruppo si portò, pioveva, il gruppo si portò in cima a quel colle e lì dopo la preghiera apparve Maria per la prima volta e quindi Renato la vedeva, come la vedeva anche in tutti gli altri luoghi in cui è apparsa fuori dalla chiesa di San Martino, con questa fattezza, con questo abito, diciamo, non colorato, bianco, ecco, e questa statua è stata realizzata da un artista su indicazioni di Renato, da uno scultore su indicazioni di Renato. E poi gli abbiamo chiesto: ma Renato, ma è così la Madonna? E guarda,
Lo scultore è stato molto ligio perché ha ascoltato attentamente quello che gli dicevo, però naturalmente il risultato, diciamo, è molto lontano da come io lo vedevo. E quindi, diciamo, da lì iniziò poi, ecco, tutta un lavoro anche per il nostro gruppo, di accoglienza dei pellegrini, di diffusione di messaggi, e cominciarono un po' i primi, tra virgolette, problemi anche con la diocesi, perché naturalmente la diocesi di Vicenza, diciamo, intervenne anche con dei decreti e mise un po' qualche paletto. Cominciò già il primo vescovo a dire che, come del resto era doveroso anche attendersi, che non era approvato il culto alla Regina dell'Amore, e poneva, ecco, una serie di paletti a cui Renato e anche il nostro gruppo ha cercato, nella sostanza, di restare sempre in obbedienza. E tutti i messaggi della Regina dell'Amore venivano, prima della pubblicazione, consegnati alla diocesi perché controllasse che non ci fossero errori teologici, che non ci fosse niente contro la fede. E una volta che venivano poi restituiti, erano oggetto, ecco, di pubblicazioni. Ecco, ci sono stati ben 5 vescovi dall'inizio delle apparizioni che si sono succeduti, ciascuno ha poi la diocesi, diciamo, di Vicenza, con ciascuno di questi vescovi, soprattutto, ecco, il vescovo Monsignor Lonis ha emesso, appunto, dei decreti che, appunto, regolavano e ponevano anche, ecco, dei vincoli, dei paletti, diciamo, all'attività del nostro gruppo. E nel frattempo si era costituita anche un'associazione, l'Associazione Opera dell'Amore, il 2 febbraio 87, per dar vita anche a tutte le opere materiali, perché Maria, nel primo anniversario delle apparizioni, quindi il 25 marzo 86, ci aveva chiesto anche la realizzazione di un'opera materiale. E diceva: Maria, ecco, vi ho consegnato i giovani, ora chiedo il vostro impegno anche per gli anziani. Accoglierete, costruirete una grande casa, accoglierete in essa i soli, gli abbandonati, accoglierete i sacerdoti. Io vi manderò i mezzi per sostenerla. Fate che sia tutta una famiglia. E quindi un'opera, diciamo, impegnativa, che ci ha, ecco, molto, che è molto impegnato il nostro gruppo, Renato, ma tutti. E si è costruita quella casa, che è stata poi inaugurata ben 10 anni dopo, nel 96, ed è tuttora funzionante. Ha una cinquantina di persone che sono ivi ospitate, e quindi è un'opera, diciamo, morale e spirituale voluta da Maria. Quindi abbiamo dovuto anche, quindi, costituirci come associazione, che è stata un'associazione poi riconosciuta anche dalla Regione Veneto, e, ecco, così via. Ecco, parlavamo un po' del rapporto con la Chiesa. Renato è sempre stato, diciamo, nella sostanza obbediente alla Chiesa, pur con i vincoli posti dalla diocesi, però lui diceva: io vedo la Madonna, io so quello che vedo, e avevo una forza dentro di lui. Tante volte, ecco, quando diciamo, al termine soprattutto della Via Crucis, alzava un po' anche il volume della voce, alzava i toni, perché diceva, e noi dicevamo: Renato, questa sera hai anche un po', non dico gridato, ma se voi vedeste quello che vedo io, lo fareste anche voi. E io chiedo a Maria che possiate vederla anche voi. Però questo non avveniva mai, e quindi lui aveva un fuoco dentro di lui, e aveva proprio il desiderio di assecondare ciò che il cielo gli chiedeva.
Ecco, c'è stato, devo andare anche un po' veloce perché altrimenti condensare 40 anni di vita a San Martino è un po' difficile, però vi vorrei, ecco, vorrei condividere con voi alcuni documenti che sono, ritengo, molto importanti. Uno di questi, ecco, è un documento che... Ecco, una lettera che è stata inviata da un vescovo di una diocesi del Brasile che riprende un suo incontro che lui ebbe con il cardinale Ratzinger, l'allora cardinale Ratzinger che era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Facendo qualche passo indietro, ecco qua ci sono alcune note della storia così di San Martino. All'inizio degli anni 90, eravamo negli anni 91-92, ci fu il padre Pellegrino Ernetti, che era un famoso esorcista, benedettino della comunità dell'isola di San Giorgio a Venezia, che si era, diciamo, che era diventato padre spirituale di Renato e lo era stato dall'88 al 94. Ecco, padre Pellegrino aveva un rapporto stretto anche di amicizia con il cardinale Ratzinger e quindi aveva scambiato con lui le sue impressioni su San Martino, essendo appunto anche padre spirituale di Renato, aveva potuto entrare ecco, nelle profondità anche dell'anima di Renato, ne aveva colto ecco, degli aspetti che poi, pur nel, col segreto naturalmente del confessionale, ecco, aveva potuto forse... scambiare con appunto il cardinale Ratzinger. Nel 2001, ecco, Renato ricevette questa lettera dal vescovo Tomasin, che era un vescovo di origini italiane, ma di una diocesi brasiliana, in cui il presule diceva che aveva avuto un incontro con il cardinale Ratzinger, il quale parlando di Schio, diceva, ho avuto modo di parlare con lui dei fatti di Schio, in particolare non posso, dunque, scusate perché non riesco a leggerle, non posso, ecco, non posso non ripeterle le affermazioni di Sua Eminenza che disse, dobbiamo rispetto e attenzione per quanto ormai da tempo avviene in diocesi di Vicenza a Schio. A contrario di altre innumerevoli e presunte rivelazioni soprannaturali, qui si va maturando la certezza della presenza di Dio in quelle rivelazioni. Quindi sono parole, diciamo, di un peso specifico molto, 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 molto grande. Ecco, noi sappiamo che poi in seguito Renato ebbe anche, più di una volta, fece si portò a Roma, incontrò sia il Santo Padre, sia a cui ecco, consegnò anche proprio una busta con i messaggi di Schio, ma soprattutto col cardinale Ratzinger. Naturalmente poi cercavamo di carpire qualcosa che era avvenuto nei suoi incontri romani, però non Renato restò con noi molto tombale su questi fatti perché non ci disse nulla. Ecco. Ecco, andrei sull'evento che ha avuto luogo qualche settimana fa. In occasione del 39° anniversario delle apparizioni di Schio, abbiamo avuto ecco, la grazia della presenza del vescovo di Vicenza, l'ultimo vescovo che si è insediato nel 2022, Monsignor Brugnotto, che ha voluto ecco, essere presente assieme anche al Cardinale Simoni. Il Cardinale Simoni è stato definito da Papa Francesco ecco, un martire vivente, sacerdote albanese, è stato 28 anni il cardinal Simoni,
in carcere proprio a difesa della fede, incarcerato ai lavori forzati, e ecco, lui da qualche anno, ecco, è venuto mi pare nel 2019, è stato 3 volte a Schio, e quest'anno ha voluto esserci in occasione appunto del 39esimo anniversario delle apparizioni, e per l'occasione quindi anche il vescovo di Vicenza, il nuovo vescovo, ha ritenuto di venire a Schio. Quindi è stata una bellissima concelebrazione. C'era presente una decina di sacerdoti dall'Italia e dall'estero, e naturalmente c'era una grande aspettativa su quello che avrebbe detto il vescovo di Vicenza riguardo alle apparizioni. Quindi eravamo sicuri che qualcosa avrebbe detto, ed eravamo curiosi. E io vorrei condividere con voi proprio questi 3 minuti tratti dal suo saluto finale, che sono molto importanti, perché ecco, Monsignor Brugnotto, il vescovo, diciamo, ha detto delle cose molto significative che ora, ecco, ascoltiamo insieme. Un minimo è che sento da poco, come è stato ricordato dal presidente del movimento qui di oggi di Vicenza, sono mesi nei quali cerco di visitare tutte le realtà che sono presenti e il Papa che mi ha affidato la cura di questa porzione del popolo di Dio, ecco, mi affida tutte le persone in qualche modo che sono presenti qui nella diocesi di Vicenza o che comunque fanno esperienza in varie realtà. Ho accolto e incontrato diversi gruppi e movimenti e quindi oggi mi sembrava così una bella occasione per incontrare il movimento Regina dell'Amore che qui ha una sua storia ed è cresciuta. Non è ancora un movimento, diciamo, riconosciuto ecclesialmente, ma certamente è una realtà che offre un cammino spirituale, offre un'esperienza di grazia e quindi il pastore non può rimanere a guardare le sue pecore, ma deve accompagnarle. E colgo l'occasione per ringraziare lo Claudio, che già il mio predecessore aveva incaricato per seguire questa realtà, visto che il vescovo non può essere dappertutto perché non ha il turno di locazione al momento. Ringrazio anche il parroco, Don Carlo, che è qui dietro a me, parroco di questa parrocchia. E chiaramente la mia presenza, come è già stato scritto, non i titoli dei giornali, ma il contenuto degli articoli, la mia presenza non è un'approvazione di cose che non sono ancora state approvate, perché non spetta a me da solo, non spetta al cardinale, non spetta se non al cammino della Chiesa nel suo insieme riconoscere le realtà che sono di carattere soprannaturale, di carattere spirituale. Questo quindi non è una presenza per dire le apparizioni sono vere, sono attestate dalla Chiesa, eccetera, sono ancora considerate presunte con i messaggi che ha ricevuto Renato Barò, che so che vengono diffusi, ma certamente c'è un'attenzione da parte della Chiesa per la cura pastorale di tutte le persone che qui giungono per trovare un momento di spiritualità, di grazia, di aiuto nella propria vita. E quindi questo era il secondo motivo del mio essere qui presente e invito davvero tutti a continuare il cammino spirituale che stiamo vivendo giorni intensissimi della settimana santa, la settimana che sta al cuore di tutta la vita cristiana e quindi trovo anche l'occasione per esprimere a tutti l'augurio di una Santa Pasqua nella risurrezione del Signore. Grazie. Un motivo è che sento da poco come sta. Scusate, eccoci qua. Allora, ecco, pare che ci siano degli spunti veramente molto importanti del nostro vescovo di Vicenza. Ecco, ho cercato di compendiarli in questi, eccoli qua.
Quindi il nostro vescovo di Vicenza ha detto che il movimento mariano è una realtà che offre un cammino spirituale e un'esperienza di grazia. Quindi un aspetto molto importante è questo. Le apparizioni di Schio, sì, ecco, sono ancora considerate presunte, come pure i messaggi che ha ricevuto Renato Barone, che il vescovo sa che sono oggetto di diffusione. C'è però un'attenzione da parte della Chiesa per la cura pastorale di quanti giungono a Schio, ecco, per trovare un momento di spiritualità, di grazia e di aiuto per la propria vita. Il vescovo invita tutti a continuare il cammino spirituale fin qui intrapreso. Quindi mi pare che siano, con Don Leonardo, se vuole magari anche lei intervenire e fare un piccolo commento su questi punti che mi sembrano, ecco, molto, molto importanti. Ah, io non ubi mai ormino cessato, quindi prendo atto di quello che ha detto. Ovviamente la valutazione di queste cose, diciamo così, in chiave ufficiale spetta a chi ha l'autorità di emetterla. In parte il vescovo ce l'ha, insomma, quindi a meno che la Santa Sede non avochi a sé la competenza per una rivelazione, ce l'ha. È evidente che la mia predisposizione è più che positiva, perché altrimenti io non sarei suo ospite e non mi appresterei a commentare i messaggi. Ovviamente non mi sostituisco al giudizio. Assolutamente, certo. Ecco, mi Aspetta, pare, sì. per poi ho potuto, insomma, approfondire, perché dicevo anche agli amici, io sono già stato a Schio, quindi diciamo che a sensazione ho avuto sempre un'impressione altamente favorevole, però altro sono le sensazioni, perché lo insegno alle persone, altre sono poi un primo approccio, diciamo così, attento, quindi di studio del fenomeno globale, quindi in sé, che ho cercato di fare e che mi ha confermato, diciamo così, nella mia buona disposizione. Quindi dico sì, andiamo tranquillamente, insomma, perché non temo di essere smentito di un giorno, di essere andato a commentare apparizioni false, insomma, poi tutto può essere, insomma, ma non credo proprio, altrimenti non starei qui, no? Certo, ecco, naturalmente non possiamo non ricordare quello che lei anche tempo fa ricordò riguardo alle rivelazioni private, quello che il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 67 ci insegna, e dice appunto che lungo i secoli ci sono state delle rivelazioni chiamate private, tra cui quella appunto di San Martino di Schio, alcune delle quali sono state riconosciute dalle autorità della Chiesa. Quindi sono apparizioni che sono state riconosciute, altre, ecco, come quella di Schio, non ancora, altre non, invece sono state rigettate dalla Chiesa. L'elemento fondamentale per tutte, sia quelle private, approvate o riconosciute, quelle non riconosciute, che esse non appartengono tuttavia al deposito della fede. Questo dobbiamo averlo, ben chiaro, quindi. Ecco, in questi 40 anni, Don Leonardo, abbiamo visto, ecco, un comportamento anche molto variegato, a volte anche oltre illecito, no? Da parte di anche tanti amici che magari in buona fede, presi dall'entusiasmo, presi dalla foga, ecco, ci sono situazioni che magari scompongono quello che è l'ordine che deve essere chiaro per tutti. Una cosa è il depositum fidei, il deposito della fede, una cosa poi sono le apparizioni private. E il Catechismo ci ricorda che il ruolo delle apparizioni private non è quello di migliorare o completare la rivelazione definitiva di Cristo, che sappiamo essersi compiuta, ecco, con l'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica. Quindi nel corso della storia della Chiesa, con Maria ci sarebbe o si è, per le apparizioni, diciamo, approvate, fatta presente per aiutare i suoi figli, ecco, a vivere più pienamente il deposito della fede che appunto si è compiuto. Quindi, guidato dal Magistero della Chiesa, il senso dei fedeli sa di discernere e accogliere ciò che in queste rivelazioni costituisce un appello autentico di Cristo, o
o dei suoi santi alla Chiesa. Quindi anche Renato ha avuto sempre, ecco, questo senso dell'autentica fede, e per noi, ecco, noi cerchiamo di vivere anche questo col giusto equilibrio. Sopra ci sta il Depositum Fidei, sotto ci stanno i messaggi della Regina dell'Amore, e dobbiamo aver chiaro questo. Naturalmente, se siamo qui anche questa sera è perché crediamo, no? Diamo un'adesione personale di autenticità, ma è un'adesione appunto personale. Fin tanto che la Chiesa non darà il suo placet, resterà una sensazione, una convinzione nostra personale. E però, ecco, finora, ecco, quindi i messaggi di Schio appartengono ai cosiddetti rivelazioni, ecco, presunte, e quindi finora il giudizio della Chiesa sul messaggio di Schio, come è stato già detto, è che finora non constata de supernaturalitate, quindi è un giudizio sospeso, cioè fino negli elementi finora raccolti, ecco, la Chiesa non ha emesso un giudizio definitivo né favorevole né contrario, e quindi in questo perimetro, ecco, ci stiamo muovendo e cerchiamo anche noi nel nostro piccolo, a Dio piacendo, cercando di non fare danni, ecco, di far sì che sia soprattutto, come disse Maria anche a Renato, ecco, siate voi i miei segni e sia la vostra vita, ecco, il segno più bello della mia presenza qui in mezzo a voi. E, ecco, questo era per tracciare, ecco, i lineamenti corretti riguardo alle apparizioni di Schio. Io mi fermerei qui, Don Leonardo, se lei ha qualche domanda da farmi o qualche sottolineatura da richiedermi, altrimenti potremo passare, ecco, a quello che sarà poi lo sviluppo più interessante, che sarà quello che farà lei oggi e, a Dio piacendo, anche nei prossimi incontri, un tentativo, ecco, di sottolineatura, di approfondimento dei messaggi di Schio che noi abbiamo cercato, ecco, di compendiare in alcuni temi. Cioè abbiamo raccolto per tematiche, diciamo, più importanti tutto il messaggio di Schio. Pensiamo che si tratta di oltre 1100 messaggi che la Regina dell'Amore avrebbe dato a Renato Barona, e quindi c'è stato tutto un lavoro anche da parte dei nostri amici per compendiarli, ecco, in temi rilevanti e più ricorrenti. E quindi la ringraziamo, ecco, di questo contributo che lei potrà fare anche come sacerdote al riguardo. E, ecco, se ha bisogno di qualche altra sottolineatura, se ritiene importante qualche... Sì, sulle rivelazioni private, tanto per far capire bene, cioè il discorso è che possono avere tre caratteristiche: o spiegano meglio qualche aspetto della rivelazione, quindi lo fanno capire meglio, o in un certo momento storico richiamano l'attenzione su alcuni aspetti di esso, oppure hanno la finalità di portare l'attenzione su qualche aspetto contingente, ok, momentaneo, di problematiche in atto che hanno bisogno di una particolare attenzione sotto certi punti di vista. Il rapporto con il Deposito della Fede evidentemente non c'entra assolutamente nulla, perché stanno su piani completamente differenti, no? Quindi volevo soltanto, ecco, diciamo, rendere in termini un pochino più, spero, sì, ulteriormente comprensibili ogni volta che faccio una conferenza su qualche apparizione, robe di questo genere, le spiego sempre queste cose, perché non si devono mai dare, prima accennavo qualcosa, fenomeni, cioè, di poco equilibrio possono addirittura poi rasentare il fanatismo, no? Quindi che non giova certamente assolutamente a queste cause, ma casomai le ostacola, purtroppo, no? Quindi vanno sempre banditi certi eccessi, ecco, diciamo così. Ecco, a completamento di quanto ho detto, ecco, giova ricordare
Ecco che a Schio non ci sono state solo le apparizioni di Maria, ma Renato ha avuto anche delle comunicazioni celesti da parte di Gesù. Ecco, diversamente da quanto accadeva con Maria, che gli appariva proprio, c'era un'apparizione e lui diciamo, la vedeva esternamente, lui cercava di spiegarci anche che cosa succedeva durante quelle apparizioni di Maria. Noi gli chiedevamo: ma cosa senti, Renato? Cosa vedi? Cosa ti succede? E lui sentiva come uscire da sé l'anima. Lui cercava, ecco, con parole umane di spiegare un fatto che era difficilmente poi traducibile in parole semplici. E lui sentiva il suo corpo morire sul banco dove lui era inginocchiato e stava pregando, e sentiva come se diceva: sento uscire la mia anima. E poi, quando Maria scompare, ecco, rientro in me stesso. Qualche volta mi ricordo che quando appariva Maria sul monte, monte di Cristo, dopo la Via Crucis, lui si guardava a volte attorno, un po' spaventato perché era buio, e si ritrovava lì e non capiva dove era. Dopo qualche secondo, ecco, comprendeva, ecco, che era ritornato, ecco, da questa apparizione. Ecco, nell'87, il 4 ottobre 87, durante sempre la Via Crucis al Monte di Cristo, verso la dalla al tra la nona e la decima stazione, ora è stato posto con un piccolo punto, ecco, di ricordo, con una croce con l'immagine di Gesù. Sentì una voce che lo chiamava, una voce esterna che lo chiamava. E da allora ebbe anche, fu interessato appunto a delle cosiddette locuzioni interiori. Succedeva soprattutto dopo la Santa Comunione, quindi durante la Santa Messa, che durante il ringraziamento lui iniziava a sentire la voce, una voce che, a diversità del messaggio di Maria, che lui ricordava totalmente fino a che non l'aveva trascritto. Praticamente lui, quando rientrava in se stesso dall'apparizione di Maria, trascriveva subito tutto il messaggio, e noi gli dicevamo, chiedevamo: ma com'è possibile, come fai a ricordare tutte le parole che Maria ti ha detto? Si trattava spesso di messaggi che duravano, magari apparizioni che duravano anche una decina di minuti, quindi parecchie righe da trascrivere. Lui diceva: io mi ricordo perché sono sicuro, ce l'ho dentro, come è scritto dentro di me quello che Maria mi ha detto. Ecco, con Gesù invece avveniva una cosa diversa, cioè è Gesù che gli dettava frase per frase. E allora lui prendeva, mi ricordo, aveva sempre con sé un block notes, e Gesù, e lui stava attento, Gesù gli dettava una frase, quindi era una dettatura, e lui trascriveva, poi si fermava, aspettava, faceva sì col capo, Renato, e scriveva le frasi di Gesù. Ecco, ci sono stati circa un 600-700 messaggi di Gesù. Questi messaggi non sono ancora, sono stati tutti consegnati alla diocesi, quindi la chiesa locale li ha, non sono stati oggetto di pubblicazione. Qualcuno di essi però li abbiamo presi, e un centinaio di questi, per la parte di interesse comune, ne abbiamo fatto anche una rubrica, ecco, che sul nostro canale YouTube di Teleradio Kolbe c'è una playlist che si chiama Appelli Celesti. Lì sono stati presi diciamo, le frasi di interesse comune di questi messaggi di Gesù, e sono visibili, sono di una profondità veramente, ecco, notevole. Comunque la Chiesa ha avuto anche questi messaggi di Gesù, che, ripeto, non sono ancora stati ufficialmente resi pubblici. E sono stati oggetto, ecco, perché poi, ecco, Gesù si rivolgeva soprattutto
al nostro gruppo e quindi ci diceva delle cose e noi li abbiamo raccolti e ne facciamo oggetto, ecco, di meditazione. Per ora sono, diciamo, un po' riservati per quanto riguarda il testo integrale di questi messaggi di Gesù. Questo accompletamento un po' di, ecco, del messaggio di Schio, che in realtà è un messaggio sia di Maria, e poi ci sono anche questi messaggi di Gesù che, a Dio piacendo, quando sarà il tempo, verranno, penso, resi pubblici. E c'è un messaggio che diceva che questi messaggi, ecco, un giorno saranno anche oggetto di studio anche nei seminari, perché sono di una profondità veramente notevole e grande. Ecco, Don Leonardo, se vuole che passiamo, ecco, non so, al primo argomento, sui messaggi di Schio, di commento, se non ci sono altre, poi se lei ritiene di qualche altro aspetto da approfondire o da chiedermi, ecco, io sono qui disponibile. Sì, se ce la facciamo, magari qualche piccolo accenno che Sì. forse. Ci siamo un po' dilungati, chiedo scusa, ma condensare con 40 anni di esperienza personale non era facile. Quindi era importante anche un po' offrire un po' il contesto su cui si sono sviluppati si è sviluppata tutta l'esperienza di Schio. Ok, io ho già mandato in sovrimpressione. L'elenco, diciamo, di messaggi non li commenterò tutti sul tema della regina dell'amore, perché mi sembra, dato che questa è una puntata un pochino di presentazione, il titolo con cui la Santissima Vergine si è presentata qui a Schio è appunto quello di regina dell'amore, quindi è doveroso introdurre, credo, questi messaggi proprio dal biglietto da visita, che è il 28/11/1985, io sono la regina dell'amore, a qualche altro che poi lo vedremo, un paio, due, tre di questi che sono qui in sovrimpressione, che comunque tanto adesso gli utenti possono vedere, anche chi poi vedrà la registrazione, cercherò di rielaborare appunto il video con la sovrimpressione, pur perdendo un po' in qualità, però almeno in qualità video, insomma, però almeno si vede qualche cosa di quello che stiamo facendo. Il titolo è bellissimo, c'è una messa mariana che si chiama Maria Vergine, la madre del bell'amore, il passo risale alla Sacra Scrittura, no? Io sono la madre del bell'amore, della sapienza e della santa speranza. È una cosa molto, molto, un titolo molto, molto bello, anche perché designa la quintessenza di Maria Santissima. Anche, mi avviso, se posso azzardare un paragone molto ardito, questo titolo ha a che fare con un'altra apparizione, diciamo, che sta un po' più avanti, diciamo, di Schio, nel senso che c'è uno step un po' di più. Anche questa non è ancora ufficialmente riconosciuta, ma c'è un santuario eretto, no? Che è quella delle Tre Fontane. Sappiamo che lì la Maria Santissima si è presentata come: io sono colei che sono nella Santissima Trinità. Anche questa è una frase che meriterebbe veramente ampi commenti. Però, colei che sono nella Santissima Trinità, cioè che significa? Cioè, Dio, che ha dato come nome di se stesso, io sono colui che sono, però è definito da San Giovanni Evangelista: Dio è amore, quindi io sono colui che sono. Potrebbe anche, in un certo senso, definirsi io sono l'amore, perché l'amore è l'essenza di Dio, come spiegano i maestri di Dio. Il motivo per cui Dio è trino, eternamente trino, quindi non può non essere se non nella trinità delle persone, è perché la sua essenza è l'amore. E l'amore è impossibile viverlo da soli, ci deve essere sempre una alterità, no? Quindi soltanto la processione del il processo della generazione del Verbo e della processione dello Spirito Santo, no? Quindi dire io sono la regina dell'amore vuol dire che Maria Santissima, come dire, si colloca nel cuore stesso di Dio. Ecco perché ho fatto questo legame istantaneo con io sono colei che sono la Santissima Trinità, no? E evidentemente poi l'amore va evidentemente ben compreso. E volevo a questo punto
approfondire un attimo scorro un pochino. Finché trova il punto, Don Leonardo, le volevo chiedere così. Eccolo qui, Sì, questo è quello che volevo sì. Sì. vedere insieme. Non temete, miei devoti figli, continuerà ad essere di Dio ogni potere. E mentre svaniranno molti sapienti della terra, trionferà con Gesù la regina dell'amore, speranza dell'umanità in attesa. E questo fa un pochino, a mio avviso, va letto un po' insieme. Questa dell'1 novembre dell'89 con quello del 15 agosto del 95. Figli miei, sono venuto in mezzo a voi per rivelarvi il Dio dell'amore, per rivelare al mondo intero l'amore di Dio. Questa è l'ora dell'amore. Una cosa bella, e peraltro è anche un criterio, per chi non lo sapesse, diciamo così, è uno dei criteri di valutazione dei messaggi, no? Che vengono dati dalla Madonna e anche non solo dalla Madonna, è una certa attinenza, perché le rivelazioni private hanno proprio questo, cioè di essere collegate con la storia presente o al rapido venire su cui viene gettata una luce. D'accordo? Cioè, messaggi che sono completamente avulsi dal contesto, che sono un po' troppo etereo oppure troppo catastrofisti, già quello è un brutto segno. Non è detto che debba significare. Invece, una aderenza seria e concreta alla realtà è uno dei segni, perché cioè, se si smuove il cielo, non c'è bisogno, cioè, che Dio è amore, non c'è bisogno che, con tutto il rispetto, evidentemente, no? Ce lo dice la Sacra Scrittura, no? Certo che la Madonna si definisce regina dell'amore è un surplus. Radicato tuttavia nella tradizione liturgica della Chiesa, perché c'è una messa che già venera la Madonna sotto un titolo analogo a quello che le ha rivelato, no? Ecco, però, che cosa sono venuto a fare? Allora, nell'attuale contesto che stiamo vivendo, già nell'89 era abbastanza consumato, adesso lo è di più. Dire continuerà ad essere di Dio ogni potere è una cosa molto importante. Perché questo sappiamo benissimo che a Dio gli è stato tolto ogni potere adesso dagli uomini, cioè non è che gliel'hanno tolto in realtà, però gliel'hanno tolto nel senso che non lo riconoscono più. Okay? Cioè, nell'89, già per esempio a livello di legislazioni in Europa, già ne abbiamo fatte di ogni, insomma, no? Con questa pagliacciata del cosiddetto Stato laico, mi si perdoni, insomma, se uso termini troppo forti, poi Oscar mi No. riprenderà, no? Quindi, cioè, il potere oggi Dio non ce l'ha, quindi ti dico, tu te ne stai un cantuccio, te ne stai al posto tuo, se qualcuno nella sua coscienza ti vuole dare retta, faccia pure, ma basta che non pretende di... Ecco, quindi questa illusione, diciamo così, di quest'uomo che si è illuso di potersi costruire un mondo senza Dio, no? Quindi dice: non temete, continuerà ad essere di Dio ogni potere. Quindi, cioè, li sta facendo divertire un po', d'accordo? Li sta facendo illudere un po', ma la storia non va a finire così. Quindi, che cosa succederà? Che mentre svaniranno molti sapienti della terra, che ce l'abbiamo a go-go davanti, di pseudo intelligentoni che sdottoreggiano specialmente in certi talk show, dando lezioni non solo del nulla, ma lezioni del nichilismo, insomma, alla peggior deriva post-nicciana, insomma, no? Che insomma, certi cantautori che ne sono l'emblema fanno un baffo a certi predicatori che stanno adesso in giro. Trionferà con Gesù la regina dell'amore, speranza dell'umanità in attesa. Quindi è evidente che la Madonna sta qui ponendo un collegamento tra il fatto che questa conservazione del potere di Dio passerà attraverso la progressiva sparizione di tutti quanti questi pseudo dottori del nulla, e
operata grazie all'intervento di Maria Santissima, cioè a ciò che ella sta compiendo e facendo nel corso della storia. E sono venuto in mezzo a voi per rivelarvi il Dio dell'amore, rivelare al mondo intero l'amore di Dio. Questa è l'ora dell'amore. Perché questo messaggio è importante anche in questo contesto? Perché uno dei motivi per cui è stato, diciamo così, estromesso, almeno a livello, come dire, divulgata corrente, mi si parla di questo termine, Dio dal cuore dell'uomo e quindi dal mondo, è la mancata percezione di Dio come amore. Dio è amore sempre, Dio è amore anche quando castiga, termine che oggi è assolutamente proibito, quindi. Oscar forse avrà visto in giro un video che è stato fatto da un confratello che sì, è tale, anche se non si presenta come tale, perché durante una predica avevo accennato a questi temi relativamente a fatti molto gravi, tipo la pretesa di andare a mettere l'aborto nei diritti costituzionali. E una volta si diceva che ci sono dei peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. Volontario, e qualcuno dovrà pure spiegare cosa significa gridare vendetta al cospetto di Dio. Non è che Dio fa il vendicatore delle tenebre, ma alcune cose, come dire, attirano quelli che tecnicamente si chiamano i castighi di Dio, che etimologicamente significa purifico, rendo casto, perché per evitare il degenero totale a un certo punto poi Dio dovrà metterci in qualche modo le mani. Quindi questo oggi è diventato, insomma, la. Quindi anche quando Dio fa questo, in ogni cosa che si muove, in ogni cosa che muove, ha sempre un fine d'amore, sempre. Quindi anche il castigo è amore, anche la croce è amore, anche la sofferenza è amore, anche la legge di Dio è amore. Cioè, la legge di Dio sembra gravosa, ma non lo è, perché la legge di Dio è un aiuto a non farti stare male, non un modo con cui perdi il benessere perché in qualche modo sei coartato e limitato. E ti viene privato di qualche cosa di, perché quelli che sembrano beni o piaceri che la legge di Dio proibisce quando sono illeciti, non lo sono realmente, ma lo sono soltanto apparentemente. La canzoncina, insomma, che Dio in realtà non è un nostro amico, ma è un nostro nemico, quindi non è uno che ci ama, ma in fondo uno che quasi quasi, tra virgolette, quasi gli stiamo un po' antipatici, no? Quasi un concorrente della nostra felicità, ma quella l'ha cantata già il serpente ai nostri progenitori, ci hanno abboccato tutti e due, no? La favola che tu puoi fare tutto meno che una cosa, bravo, cioè la cosa più bella di tutti, grande amore questo qui, no? Dice, sì, tu posso fare qualunque cosa meno la più bella di tutti, ma dai, no? Siamo seri, fai quella e vedrai come sta bene. Cioè, aderire a una suggestione di questo genere vuol dire abbracciare il fatto che in fondo, cioè, se Dio mi toglie la cosa più bella, certamente lo sta dalla mia parte, no? Cioè, tutto, per esempio, il pansessualismo che ci sta in giro adesso, cominciato negli anni 60, era la religione, il cristianesimo, con le sue privazioni, con le sue fissazioni. La castità, bisogna arrivare vicino al matrimonio, poi i consacrati che non si sposano, eccetera, eccetera, sta di fatto privando l'umanità di una delle cose più belle in maniera completamente gratuita. Quindi liberiamoci di queste cose. E adesso sono, cioè, questo ormai è assolutamente l'ordine del giorno, no? Ma dietro questa diffusione c'è una negazione in realtà del fatto che Dio sia amore. Quindi il Dio che proibisce gli atti impuri è amore, secondo la mentalità corrente. È un concorrente della felicità piena. Quindi è uno che mi inibisce, è uno che mi blocca, è uno che mi fa vivere. Credo che queste cose si possano, anche alla luce poi di molti altri messaggi che vedremo, no? Qui a Schio, si possa, insomma, cogliere questa lettura. Speriamo che la Madonna ne sia contenta, insomma, come tutte le letture è opinabile.
Ecco, le volevo chiedere, Don Leonardo, se permette, a proposito dell'appellativo che si è data Maria a Schio di Regina dell'Amore. Ecco, abbiamo ricordato prima che è iniziativa di Dio stesso presentarsi, no? E comunicare al suo popolo eletto attraverso, per esempio, la persona di Mosè, io sono colui che sono, no? E anche Maria, se vediamo nel corso dei secoli della storia della Chiesa in cui ha visitato i suoi figli per volontà di Dio, non solo a Schio, ma in molti altri luoghi, si è data vari titoli, ecco, Regina della Pace, Signora di tutti i popoli ad Amsterdam, Rosa Mistica e Madre della Chiesa a Montichiari, Regina della Famiglia Ghiaia di Bonate. Ecco, ci sembra, e l'ha detto anche lei, ecco, che fra tutti Regina dell'Amore sia un appellativo che si è data a Maria, che in qualche modo tutti li compendia. E perché tocca in qualche modo appunto il vertice dei possibili appellativi. Quindi se al vertice ci sta l'amore, perché Dio è amore, autodefinirsi con regina dell'amore siamo veramente al compendio un po' di tutti i titoli, ecco, senza voler tirare l'acqua al mulino di Schio, no? Però ci sembra proprio che la regina dell'amore sia veramente il grado forse più alto che Maria si poteva dare, pur nella sua umiltà e pur nella sua, ecco, ci ha dato una verità, ci ha rivelato una verità che è notevole. Ecco, è d'accordo su questo aspetto. Ah, io spero che sorgerà un Papa, magari quando riconosceranno le apparizioni, che, dato che ci manca Regina dell'Amore nelle litanie lauretane, subito dopo Regina della Pace, che è l'ultima, ci mettiamo Però Regina. abbiamo trovato una versione delle litanie, edita, l'abbiamo trovata ancora molti anni fa, sul sito proprio del Vaticano, che compendiava anche Regina dell'Amore. Quindi in realtà non è nella lista, ecco, delle litanie lauretane classiche, ma c'è già, e magari, a Dio piacendo, se riesco, ve lo faccio vedere, ecco, magari una delle prossime volte. C'è già anche Regina dell'Amore, ecco, nei titoli riconosciuti dalla Chiesa, forse non molto utilizzato, ma c'è già. Sì, io credo che l'importanza di questo sia anche, c'è anche un altro aspetto, perché dopo si vede anche nel proseguo dei messaggi, amore oggi è uno dei termini assolutamente più inflazionati sotto due punti di vista. Prima si scambia con amore ciò che amore non è, uno, ecco, ma due, anche in ambito cristiano, purtroppo, c'è un altro problema, grosso. Che quando si parla di amore, o di carità, si pensa subito all'amore del prossimo. Quindi si pensa al secondo comandamento. Ma non è così. Cioè, dire regina dell'amore vuol dire, io l'accennavo prima che ci collegassimo in diretta, sto adesso revisionando e ampliando un testo che ho scritto tanti anni fa, che è sulle virtù di Maria, appunto sulle 10 principali virtù della Madonna, tra cui ovviamente c'è la carità ardente. Ma se uno va a vedere anche in giro, cioè si apre la mistica città di Dio di Maria da Greta, va a vedere che cos'è la carità di Maria, la carità, cioè, o quello che hanno scritto i santi, dice Sant'Alberto Magno, tanto per fare una citazione, un trailer del libro, dice: ah, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, non è possibile compierlo con perfezione, a meno che non si dica, non ci si metta vicino il nome Maria, perché lei lo ha fatto, è l'unica che l'ha fatto. Quindi, cioè, dire regina dell'amore vuol dire, cioè, il fatto che Dio sia amore e che quindi faccia tutto per amore, vuol dire che lui la prima cosa che cerca da noi è il ricambio d'amore, che è il primo comandamento. Ma il primo comandamento oggi non lo serve quasi nessuno, eh. E purtroppo, a quello almeno che sembra vedere, sembra un pochino obsoleto anche da chi dovrebbe ricordarlo, cioè nella casa del Dio vivente dove c'è custodito il deposito della fede. Cioè, la Madonna è intelligente, quindi c'è stato da
dagli anni 50 in poi, questo Oscar sicuramente lo sa, forse gli ascoltatori non tutti, la cosiddetta svolta antropologica caldeggiata da alcuni grossi teologi che hanno fatto purtroppo la storia della Chiesa, cioè spostare l'attenzione da Dio all'uomo, è una cosa assurda. Cioè, San Tommaso d'Aquino, che sta nel set, che sta sicuramente molto in alto in paradiso, se si può usare questa espressione, si sarà rovesciato nella tomba, cioè, perché la visione corretta che si deve avere del mondo e della realtà non è una visione antropologica, ma una visione teologica, cioè l'uomo trova la ragione d'essere in Dio, non fuori di Dio. Se metti al centro l'uomo, alla fine inverti completamente l'ordine, cioè l'uomo è importante, ma è la seconda ala del grande comandamento dell'amore, non la prima. Se non c'è la prima, finisce la seconda e l'uomo corre il rischio di diventare un idolo, cioè di metterlo al posto di Dio, cioè se lo metti al primo posto. E questo, insomma, cioè, io posso dire difficoltà pastorali, no? Cioè, un esempio proprio spicciolo fa capire, però, se in chiesa il parroco non insegna ai fedeli che quella è la casa di Dio e, per esempio, non si chiacchiera ad alta voce. Io ho sentito parroci dire: ma no, non possiamo stare troppo a queste cose qui, perché dopo la gente già ci vengono poco in chiesa. Noi ci dobbiamo insegnare che la chiesa è anche il luogo dove uno incontra il fratello, dove uno si fa due chiacchiere, tanto il Signore capisce. Io ho sentito parecchie mie queste cose qui. Quindi, che cosa c'è dietro? È chiaro che c'è una visione che apparentemente sembra anche una cosa bella, no? Pure, se devo fare il pranzo per i poveri, io purtroppo sono un po' provocatorio, no? Dovevo andare a fare in chiesa, ma andiamo a fare, cioè, non è, cioè, è chiaro che, lo diceva anche i padri della chiesa, lo diceva anche San Giovanni Crisostomo, se siamo in guerra e ci stanno i profughi, li facciamo dormire anche in chiesa, li facciamo mangiare, li facciamo. Sì, si fa tutto, ma in circostanze normali, cioè un gesto di quel genere può essere non veicolante un buon messaggio, capito? Perché tu stai mettendo l'uomo al posto di Dio, di fatto. E quindi sono convintissimo che la Madonna, così come un'anima mariana, che, cioè, la prima cosa che fa è che ritrova un pochino di ordine, nel senso che alcune cose vanno rimesse al proprio posto, no? Cioè, Dio al posto dell'uomo, al posto dell'uomo, che poi se stiamo al posto nostro stiamo benissimo, stiamo male quando Dio non voglia ci si mette al posto di Dio, cioè questi sapientoni della terra e quelli che si pensano di poter estromettere, di spogliare Dio del potere, saranno Certo. ricondotti all'ordine, certamente. Maria con il suo stile molto molto materno, con il suo stile, ma anche con il suo stile abbastanza fermo. Io nella revisione del testo sulle virtù di Maria ci sto mettendo anche un pochino di messaggi di Schio sparsi vari, veramente, insomma, nei capitoli. E quando li va a leggere, leggeremo anche un po'. Sono anche dei contenuti molto molto forti, quindi anche molto molto chiari. Sì. Ecco, finché lei parlava, Don Leonardo, a proposito della svolta antropologica, ecco, ho trovato questo messaggio, dico brevemente, ecco, dell'87, quindi siamo ai primi anni delle apparizioni, in cui Maria diceva a Renato: figli miei, scenda su di voi la benedizione e su questa casa dell'amore, benedizioni in questo tempo di grazia, ma che è anche il più grave dalla fondazione della Chiesa. Ecco il mio grido, figli. Oggi, mentre viene posto l'idolo uomo al posto di Dio, la superba intelligenza di molti trascina l'umanità nell'abisso mortale. Siate conforto voi, figli cari, a quelle anime che barcollano smarrite. La mia Chiesa, messa in ginocchio a causa dell'abbandono della rivelazione scritta nel libro sacro, deve rialzarsi con voi che ho chiamato. E quindi è proprio una conferma di quello che diceva lei. Spettacolo. Questo è uno dei messaggi che autentica, cioè, che sono Ah, ecco. veramente, come dire,
fortemente forieri dell'autenticità di queste, di queste cose, no? Sì. Tra l'altro, attenzione, periodo più grave mai vissuto dalla storia della Chiesa. Eh sì, dalla sua fondazione. Ha solo un nome, Erodito, da tanti anni. Queste cose sono rivelate nel libro dell'Apocalisse. Sono due grandi momenti critici: il primo e il secondo combattimento escatologico. Il primo combattimento escatologico è di fatto lo scatenamento cruento delle forze infernali che produce dei danni incalcolabili, che termina con la vittoria, però, con il trionfo di colui che cavalca il cavallo bianco, il famoso poi misterioso regno dei 1000 anni, e poi. Di nuovo viene riaperta la tomba della scatolaccia infernale, i diavoli riescono e si riorganizzano e fanno un altro assalto, che è l'ultimo combattimento escatologico, quello che precede la parusia, sarà molto peggio di quello, quindi non sarà questo il peggiore in assoluto dei tempi della storia, ma quello che verrà però dall'incarnazione a oggi, anzi dalla storia dell'umanità a oggi, è questo il peggiore. Penso che Oscar riconosce un pochino Padre Pio, Eh sì. Più e chiaramente che non potevamo nascere in un secolo peggiore, peggiore di questo. e anche che i nipoti di quelli della sua generazione avrebbero conosciuto tempi ancora, cioè saremmo andati ancora più in basso. Eh sì. No, E questo è un dato di fatto. e che non avrebbero avuto lacrime sufficienti per piangere i peccati, ecco, dei loro padri, dei loro nonni. Quindi, certo. Don Leonardo, si dice, ecco, chiudiamo qui questa sera. Ho visto anche i tempi, io chiedo veramente venia a tutti i nostri amici che ci hanno seguiti. Questa sera è stata una puntata un po' particolare, perché dovevamo dare un po', ecco, il contorno, il contesto specifico per spiegare un po', ecco, gli aspetti fondamentali di Schio, e quindi nelle prossime puntate, a Dio piacendo, resteremo dentro i tempi che ci siamo concessi. Se dice prima della benedizione, Don Leonardo, chiuderei con questo documento, è quel messaggio del 2 gennaio 86, in cui Maria, ecco, parla di sé come regina dell'amore e ci detta quella bellissima consacrazione che lei proprio lei stessa ci ha donato. E in quel messaggio ci diceva appunto: benedite Dio, figli miei, non lasciate passare questo tempo di santificazione, fatevi tempio di Dio, donatevi a Lui, donazione e preghiera salveranno il mondo. E poi ci invitava: pregate anche così. E ci ha dettato questa bellissima preghiera di consacrazione a lei, Regina dell'Amore, che noi continuamente anche qui a Schio preghiamo, e abbiamo fatto anche delle canzoni, delle basi musicali, che dice: O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'Amore. Amen. È diventata un po' la preghiera che più viene recitata a Schio, e la facciamo propria, e vogliamo affidare veramente tutte le famiglie, tutte le persone che ci hanno ascoltato questa sera, e ecco, quanti lontani o vicini, ciascuno di noi ha delle persone sono per cui pregare, quindi vogliamo veramente affidare tutti a lei e chiedere a lei che ci doni veramente il Salvatore, che il Divin Salvatore, il Divin Maestro diventi padrone dei nostri cuori, e come noi, consacrandoci a Maria, vogliamo veramente entrare nel suo cuore immacolato, e che lei sarà veramente il nostro sicuro rifugio. Ecco, direi di chiudere qui, se è d'accordo Don Leonardo. Se ci vuole dare la benedizione della Santa Tony, Notte, e ecco, e ci diamo appuntamento, a Dio piacendo, sia agli amici del suo canale, molto più seguito che del nostro, che dei nostri amici del canale di Teleradio Kolbe. Ecco, auguriamo appunto una Santa Notte, e un appuntamento alla prossima puntata, che sarà, ecco, quindicinale, e quindi tra 2 martedì. A lei, Don Leonardo. Viscum.
benedica vos omnipotens Deus, Padre, Figlio e Spirito Santus. Amen. Grazie Oscar. Grazie a voi, santa notte. Ave Maria, Ave Maria.